qualche tempo fa davvero della gravità della situazione. Io però vi chiedo un applauso a voi stessi, a tutti gli amici della Riviera, perché avete saputo reagire in una maniera davvero fortissima. E noi non potevamo non fare questa manifestazione solo perché è accaduto questo, perché non c'era, noi abbiamo deciso questa sera di mettere a disposizione questa serata per la raccolta dei fondi. E io voglio fare una piacevole gara con coloro che in queste serate sono su questo palcoscenico impegnati per raccogliere dei fondi. So che ieri sera, mi diceva il presidente della Proloco, è stata una serata che ha dato dei fondi importanti. Noi questa sera dobbiamo superare, quindi vi chiedo di aiutarci, c'è un'area predisposta per raccogliere i vostri fondi, dobbiamo superarli, dobbiamo riuscire a fare delle offerte importanti, perché Miss Italia è qui anche per questo. Parleremo ovviamente di bellezze, parleremo di Miss Italia, però mi piaceva iniziare proprio lanciando questo messaggio. Abbiamo deciso di fare questo, siamo molto felici, poi ovviamente quando sarà il presidente della Proloco andremo più nel dettaglio. E sì, Miss Italia magari può tenere acceso un faro su questa problematica, perché se ne è parlato, secondo me, secondo molti, bisognava parlare un po' di più, perché bisognava far sapere quello che è accaduto, però magari anche una serata come questa può servire comunque a tenere viva l'attenzione su quello che è accaduto. Detto questo, però, dobbiamo parlare di spettacolo, ovviamente, perché siamo qui per fare questo, e quindi anche quest'anno qui a Dolo si rinnova la tradizione con una finale regionale di Miss Italia. Quest'anno Compagnia della Bellezza è un nuovo partner di Miss Italia, abbiamo un partner che cura le acconciature in tutte le selezioni in tutta Italia. Questa sera presenterò più tardi, abbiamo tre amiche straordinarie che si sono prodigate per sistemare le acconciature delle nostre concorrenti, e il titolo è importante perché la ragazza che vince questa sera parteciperà di diritto alle prefinali nazionali di Miss Italia. Sono tutte ragazze bellissime, perché hanno già vinto delle selezioni, questa è una finale regionale, quindi qui abbiamo il meglio di quello che è stato selezionato nel corso di quest'estate. Io ho già chiacchierato troppo, ma c'erano alcune cose che volevo dirvi fin dall'inizio, adesso mi faccio da parte perché accogliamo con un bel applauso le nostre finaliste al titolo di Miss Compagnia della Bellezza Veneto. Eccoli, un applauso per loro. Thank you.
del 2. Benissimo, concludo al 3, prego. Thank you.
stasera al Demo numero 11, vai con la presentazione.
buonasera a te. Buonasera a tutti, mi chiamo Veronica, ho 19 anni, abito lì al provincio di Venezia e mi sono appena diplomata all'Istituto Tecnico Commerciale e allora voglio iscrivermi all'università per diventare ingegnere chimico. Ingegnere chimico Nutrimenti, prego, vai.